Bambini, eccoci un'altra volta insieme per un altro video con queste puntate che riguardano quello che riguarda la mia materia, diciamo, è tutti i cicli di un materiale. Allora, per chi non avesse visto magari il primo video, diciamo, lo ripeto solo così in due parole. Sono video di un progetto del comune, della Fondazione Teatro Borgatti, dove nel mio caso, vi faccio vedere un po' quello che è il ciclo di produzione o un ciclo di qualsiasi cosa che sia naturale o artificiale, associando qualche parola di dialetto, un dialetto della zona. Un dialetto che magari alcuni di voi possono capire oppure non capiscono, ma non preoccupatevi perché comunque prima delle parole dialettali le dirò in italiano e tutto sarà tradotto dall'italiano al dialetto e dal dialetto all'italiano. Ecco, direi che l'altra volta abbiamo visto il legno e i suoi impieghi, questa volta vediamo invece un altro ciclo. Allora, noi in casa tutti abbiamo la corrente elettrica. La corrente elettrica per far funzionare le lampadine, la vostra abat-jour sul comodino, il frullatore, l'aspirapolvere e tanti altri elettrodomestici, il frigo e così via. Ma come si fa la corrente? La corrente non esiste così in natura, oppure in natura esiste sotto forma di fulmini, ma non vengono utilizzati per fare la corrente elettrica che poi noi utilizziamo nelle nostre case e anche nelle fabbriche, ma viene prodotta dall'uomo tramite un ciclo particolare che adesso vedremo assieme. Allora, in questo caso la corrente viene prodotta tramite la combustione del carbone. È un procedimento un po' vecchio, ecco, diciamo, le vecchie. Adesso si usano procedimenti un po' più moderni e puliti, meno inquinanti. L'energia solare, l'energia del vento, l'energia dell'acqua sotto forma di energia idroelettrica, ecco. Ma tanti o fino a tempo fa veniva utilizzato il carbone o un combustibile per produrre la corrente elettrica. Ma come? Vediamo adesso in questa puntata. Allora, vedete, dal carbone all'elettricità. Qui c'è una miniera, aghè di operai, ci sono degli operai, i minatori, e questo qui allega un martello pneumatico, per poter scavare il carbone nella roccia. Al carbon, il carbone si chiama al carbon, che non è quello per fare la kernifer, che non è quello per fare la grigliata di carne, quello è un carbone che viene fatto bruciando del legno. Questo invece è carbone minerale che si trova nel sottosuolo del nostro pianeta Terra. Allora, gay operai, questo che vedrà scavare, questo sta scavando con un martello pneumatico, questo altro operaio ha un piccone, alga un piccone, e quest'altro operaio sta puntellando per evitare che il tunnel possa crollare. Quindi l'edria punta l'air, sta puntellando. Il carbone viene portato in superficie e, vedete, con adesso che un argan da una volta, un argano di una volta. Adesso ci sono dei sistemi molto più moderni, ecco. Poi dopo il carbone, al vincar che viene caricato, voltiamo pagina, in vetta al treno, viene caricato sul treno. Questo è un treno a vapore, sono cose molto datate, ma comunque rende l'idea. Il carbone poi dopo verrà portato alla centrale di
trasformazione. Quindi vediamo un po' che si chiama centrale termoelettrica. Questa è la centrale termoelettrica. Ma che cosa si fa nella centrale termoelettrica? Si trasforma il carbone in energia per produrre corrente. Allora, qua c'è il nostro bel treno, qui sotto al ponte vedete c'è uno che dorme e qui abbiamo scritto un fannullone, in dialetto il fannullone si chiamano bondagnita, questo è un bondagnita. Viene scaricato, scusate, il treno e portato il carbone dentro alla centrale. Il carbone verrà bruciato, il metano al carbon a bruciare, mettono il carbone a bruciare, che scalderà l'acqua, l'acqua si trasformerà in vapore, quindi in vapore. Il vapore verrà spinto con molta pressione dentro ad una turbina, a una turbina che non è altro che una, diciamo, una girante, una grande, fate finta di vedere una grande girandola con tante palette, un po' come se fosse un mulino a vento, no? Oppure, anzi, scusate, un mulino ad acqua, quelli che si vedono anche nei cartoni animati. O così in film per bambini, i mulini ad acqua. Ecco, questo vapore spinge le palette della turbina, spinge le palette della turbina. La turbina l'attacca pre-l'air, la turbina comincia a girare, quindi girare in tondole pre-l'air, la pre-linton, e girando in tondo, essendo collegata a un generatore elettrico, a un generatore da courant, generatore elettrico è un generatore a courant, fa la nostra bella corrente elettrica. Praticamente il generatore elettrico è un po' come la dinamo della bicicletta. Quando andiamo per strada di sera, nelle biciclette che non hanno il fanale con le pile, ma hanno la dinamo, ecco, quello è un generatore elettrico. La corrente che abbiamo nelle case si fa con lo stesso principio, però di mondi più in grande, però molto più in grande. E allora che viene la nostra corrente, abbiamo la nostra bella corrente. Vengono costruiti degli elettrodotti, che sono i fili della corrente che noi normalmente vediamo in aperta campagna sopra quei tralicci grandi di ferro che sembrano delle torri, no? Delle torri fatte tutte con tante stanghe di ferro, e viene portata nelle città e nei paesi e di conseguenza poi nelle nostre case. Quindi la corrente la passa in T-fil, nei fili, e la vin purteda a ca' nostra e viene portata a casa nostra o nelle fabbriche o dove c'è bisogno. Ecco, vediamo la corrente, dov'è qua la nostra bella casa? È arrivata a casa nostra. Eccola qua la corrente. Beep, again. La televisione. Che va a corrente elettrica. Poi dopo, per scopi di lavoro, vedete qua c'è la mamma, anche la mamma che dria fera al pulizie, che sta facendo le pulizie con l'aspirapolvere. L'aspirapolvere va con la corrente e poi il tostapane e poi il frigo e funziona il frullatore, la lampada della luce, il lampadario, le lampadine per far luce in casa e tutti questi utilizzi, come pure anche le fabbriche. Addirittura adesso, nel nostro periodo moderno, negli ultimi anni,
abbiamo anche le macchine elettriche, abbiamo al macchine elettriche, che sono quelle che vediamo magari se andiamo in un parcheggio di un supermercato o qualche parte, specialmente nelle città, nei paesi, non si vedono spesso. Ma abbiamo quelle colonnine dove vediamo il filo che esce e entra nella macchina. Quelle sono le macchine elettriche. Quindi pensate un po' da che cosa si può arrivare, no? Abbiamo visto oggi dal carbone, ma può essere anche dall'energia del vento. Non so se a volte avete visto le turbine eoliche, che sono quelle grandi torri con quelle pale che girano enormi, quelle fanno corrente. Oppure se siete andati in montagna, magari avete visto una diga con un bel lago, ecco, un muro in cemento, la diga, un muro molto grande che trattiene un lago. Anche quello lì è un modo per produrre corrente. Quindi abbiamo visto oggi in Cuba, avevamo visto come si fa dal carbon a passare alla corrente. Quindi abbiamo visto come si fa a passare dal carbone all'energia elettrica. Quindi quando voi stasera accenderete la luce in camera vostra per andare a letto, pensate a tutto il passaggio che c'è per arrivare a quella lucina che avete per leggere o per addormentarvi. Ecco, io vi do il compito, come ho dato nel video precedente, è che è quello di prendere un bel quaderno, i vostri colori, le vostre matite, e poi disegnare il ciclo che vi ho appena fatto vedere. Prendete, magari lo potete suddividere, no? Partite, fate un foglio dove ci mettete la miniera, ci mettete gli operai, e poi dopo, se conoscete anche delle altre macchine che possono scavare, mettetecele, non dovete fare per forza, per filo e per segno quello che vi ho fatto vedere. A si mettere in coscia, potete metterci di tutto, poi dopo fate vedere magari un altro foglio, fate la centrale termoelettrica, ecco. Poi dopo arrivate, magari disegnate casa vostra come ultima cosa, casa vostra dove fate vedere la mamma che fa da mangiare con il frullatore, il papà che fa un buco nel muro con il trapano che va a corrente, insomma, e tutte queste cose. Magari, se riuscite, potete metterci delle parole, degli oggetti che disegnate e magari poi pronunciarle in dialetto, assieme magari ai vostri genitori, ai vostri nonni o chi è in casa con voi. Questi disegni li mandiamo, se ovviamente volete mandare i disegni, su questo indirizzo mail intratteni100@fondazioneteatroborgatti.it. Ve lo lascio in sovraimpressione ancora un po', così po se volete potete mandare i vostri disegni a questo indirizzo mail. Per noi si conclude qui questa puntata. Vediamo del prossimo video che ciclo vedremo. Ciao!